fare cosa? Per controllare il territorio contro il brigantaggio. Ma lo rifiuta? Rifiuta o... No, non solo aderisce a questa richiesta e va a riscuotere regolarmente la paghetta, come la chiamava lui, da questi signori, ma addirittura si riporta un episodio avvenuto intorno al 1890 di uno sciopero di braccianti del marchese Guglielmi, circa 100 braccianti che scioperano, che non vogliono tagliare il grano, perché si ripagavano in maniera ridicola. E va il fattore a parlare con il viceverso, questi rimangono a braccia conserte, e il marchese Guglielmi che manda Tiburzi, Tiburzi arriva da solo con la sua doppietta e dice: ragazzi, lavoro, il pane si mangia tutti, e tutti e 100 i braccianti si divisero da lavorare. Siamo però nel 1890, cioè il periodo del brigantaggio a cui accennavo prima, cioè propriamente detto, arriva fino al 65 in genere, perché lì c'è la promulgazione della legge Pica e con la legge Pica praticamente vengono tutti passati per le armi. Quindi alla fine ovviamente gli ultimi epigoni del brigantaggio, poi cioè Tiburzi vive tanto, perché 1890 appunto il controllo del territorio che tu dicevi, la maggior parte dei briganti. No, ma la cosa interessante è che a un certo punto lui non viene avvertito da un pattugliamento di carabinieri e rimane praticamente incastrato in una trappola dove viene ucciso il suo compare, Biagini. Lui si arrabbia tantissimo e uccide il fattore del marchese Guglielmi che aveva la responsabilità di avvertirlo, di farlo avvertirsi. Questa cosa determina un tale suo movimento generale, perché il marchese Guglielmi si può immaginare che cavolo da morire, e interviene l'esercito, non più i carabinieri o la polizia, ma l'esercito. Vengono razziati interi paesi, vengono portati in catene centinaia di manutengoli, ci sarà un processo a Viterbo dove addirittura si racconta non entravano nelle gabbie, tanti erano gli arrestati, addirittura c'erano dei sindaci di paese arrestati, come manutengoli di Tiburzi. Tiburzi ovviamente non viene trovato, perché i proprietari terrieri decidono di farlo espatriare. Tiburzi viene mandato in Francia, vive sulla Costa Azzurra per un certo periodo, prima a Roma, poi dopo lo portano alla Costa Azzurra e vive da signore, però si rompe coglioni. Ma ero Tiburzi, qui sono un pensionato, magari benestante, ma sono un pensionato. E decide, contro la volontà dei signori della terra, di tornare in Maremma dopo 5 anni d'assenza. E quando i proprietari terrieri vengono a scoprire che lui è tornato, e a quel punto decidono di far fuori e pagano i carabinieri che lo uccidono. Questa è la storia, no? Che vedrete nel film, insomma. Scusa Paolo, non so ben capito di questi proprietari terrieri. Ma la Maremma non è contraddizione tipica della nostra politica, perché oggi che cosa c'è la differenza? Ma per questo ho puntualizzato la data. Di parlare, non so. Per questo ho puntualizzato la data. Per questo ho puntualizzato la data. Perché fino al 1865, proprio con la promulgazione della legge Pica, questi briganti hanno ancora l'idea di riconquistare il regno. Cioè, mi spiego meglio, nel 1799, no? Subito dopo la rivoluzione francese, il brigantaggio antifrancese si coagula intorno alla figura di un cardinale, che era il cardinale Ruffo.
questo cardinale Ruffo guida la riconquista del regno, quindi si mette alla testa dei briganti e riconquista il regno delle Due Sicilie, ridandolo alla legittima dinastia borbonica. I briganti, fino alla promulgazione della legge Vita, fino alla loro completa decimazione, sono convinti di poter fare la stessa epopea che il cardinale Ruffo aveva già fatto. Quindi, se l'abbiamo riconquistato una volta questo regno, perché non possiamo riconquistarlo la seconda? Questa è la loro idea, ripeto, in forma naturalmente non così organizzata come ve la dico io, però in forma più di pancia, l'idea è quella della riconquista del regno. Quando arriva l'esercito, c'è la legge marziale, le persone vengono fucilate nelle piazze, non c'è più nessuna possibilità di riconquista dei paesi, e per questo dico, Tiburtia arriva nel 1890, già nel 65, i briganti, nel termine appunto che io ho utilizzato prima, di resistenti e con un obiettivo politico, ormai sono tutti smandati. Cioè, lo stesso, magari il brigante che prima ho combattuto in funzione anti-Sabauda, adesso per sopravvivere, come ha fatto Tiburzi, magari si mette anche al soldo dei proprietari terrieri. Sì. Volevo aggiungere questo, che per capire Tiburzi bisogna capire il territorio della Maremma. Infatti il mio film non è un film su Tiburzi, è un film sul paesaggio maremmano, perché quel paesaggio rappresenta Tiburzi in maniera straordinaria. In che senso? Nel senso che il controllo di quel territorio ancora oggi è problematico. Pensate che i sardi, quando rapivano le persone, dove andavano a nascondere? Ma lei, ma... Perché io che l'ho battuta da tutte le parti, ho visto delle cose incredibili, cioè grotte che entri in una grotta da una parte, in un monte e poi riesci da un'altra parte. Cioè, o come la Sinagoga, come allora sono come la Barbaricina, sono più facile, per cui questi queste zone erano scavate sotterranee da tutte le parti, per cui è mezzo al bosco, mezzo alla... Pensate che un giorno stavamo camminando su una collina. A un certo punto mi rendo conto che stavo camminando su un marciapiede lastricato, e a un certo punto vedo delle scale che scendono nel bosco sottoterra. Dico, ma dove siamo qua? Qui siamo a Castro, la città di Castro. Tutte le città Montalto di Castro, di Castro, eccetera, sono tutti satelliti della capitale Castro, una città bellissima costruita nel Rinascimento, una città ideale, che un papa ha fatto la terra sua, per cui sottoterra le cantine ci sono tutte, le strade ci sono tutte, ma i palazzi dal livello del suolo in su sono tutti stati abbattuti. E c'è cresciuto un bosco, per cui cammini nel bosco e ti trovi. Queste sono le cose che sono in Maremma. Maremma, zona di Maremma, cioè come? Questo luogo che stai chiedendo. Sì, sì, Maremma. Sempre Maremma, sì. La Maremma vera, quella, tanto per andarci bisogna andarci con macchine, non certo con la mia, cioè ci vuole la Jeep o andarci a cavallo, perché veramente ci sono, lo vedete nel film, ci sono dei luoghi che sono assolutamente particolari. Allora, qual è il problema? Il problema è che quei territori che erano di proprietà, dei grandi proprietari terrieri, era impossibile che i carabinieri o la polizia li potessero controllare, per cui era terra di briganti, ma terra di briganti lo è stata sempre. Per esempio gli eserciti tedeschi e americano l'hanno scavalcata, sia l'uni che gli altri ci sono passati intorno, ma non ci sono stati dentro, per esempio. No? Pensate che c'è questa foresta del Lamone che io ho visitato, sia una scena del film dove si vede con una carrozza eccetera, che ho girato all'inizio della foresta. Si racconta che molte persone si sono perse e l'hanno trovata morte dopo un mese, capito? Perché cioè, uno non ha idea. Allora io, se volete fare un'esperienza, andate in un punto della Maremma che si chiama Ponte San Pietro, partite da lì
che è un ponte sul fiume Fiora, e cominciate a girarvi intorno e prendete delle cose. Però poi ci vieni a recuperare, però poi ci vieni tu a recuperare. No, diciamo che fino lì ci si arriva, è il punto d'arrivo dove poi lascia la macchina, poi da quel momento devi trovare o una guida o un cavallo, dei cavalli. I cavalli tornano, i cavalli, se te vai a cavallo, io ho già da molto a cavallo, i cavalli ti riportano, se ti perdi non sai più dove sei, lascia andare lì e il cavallo ti torna a casa. O se no fai come Bollicino, lasci le bollicine. Vi posso fare una domanda? Poi accompagno l'operatore di Istra e.eu e il compagno della sezione di Milano appunto al treno, perché deve essere ma tu sarebbe tutto bello. Sì. Ah, adesso l'ho capito, se le guarda la barba per capire che cioè se le distrae dalla barba è più somiglia adesso. No, no, è vero, hai perso dei punti. No, vabbè. Vabbè, taglio anche questo pezzo. Allora, vabbè, volevo dire questo. Primo, il presidente che ultimamente ha fatto ritornare tutta la retorica risorgimentale, no? Era un livornese, no? Che ha rifatto mettere la bandiera sopra, sopra palazzo, come si chiama? Quirinale. Esatto, scusate. E poi la questione di come la resistenza ha fatto proprio tutta una serie di, cioè, le brigate Garibaldi, no, erano dedicate, quindi quali potevano essere, diciamo, le ragioni che hanno portato a questa cosa, se era frutto anche di questa educazione che il fascismo aveva dato alla popolazione italiana, e quindi l'esaltazione diciamo, di Garibaldi ha influito quindi anche nella nascita di queste brigate, che io avrei dedicato a qualcun altro, perché sicuramente ero già al corrente, avendo il papà napoletano, di chi era Garibaldi. Sì, Ciampi ha contribuito tantissimo. Anche il massone. Infatti lo stavo dicendo, tra l'altro la bandiera che utilizza è una bandiera particolare, perché ha diversi simboli massonici al suo interno, non è la bandiera, il tricolore è già il tricolore massonico, l'inno d'Italia, Fratelli d'Italia, è massonico, quindi già tutto questo deriva appunto da un substrato culturale che è quello tipico della massoneria, dobbiamo ricordarlo. Ma Ciampi fa mettere sul Quirinale una bandiera particolare, non so se ve la ricordate, che ha il campo verde, il doppio quadrato, lo stellone, e quella è proprio piena di simboli massonici, quindi è stata una chiarissima apertura alla massoneria. Tra l'altro feci un articolo su Dago Spia su questa bandiera, che venne ripreso quando Ciampi la usò praticamente da tutti i quotidiani nazionali, perché Dago Spia poi ha questa strana caratteristica di andare ovunque, quindi Ciampi proprio, Dago Spia è un sito fatto da D'Agostino, però molto cliccato dai giornalisti, e quindi quando Dago Spia pubblica qualcosa poi viene ripreso un sito molto informato per la strada, di Romiti, sì. E quindi la bandiera di Ciampi non solo, cioè Ciampi non solo ha diciamo esaltato e contribuito ad esaltare questo mito del risorgimento, ma proprio ha dato il via a l'appropriazione massonica del risorgimento. Cioè già dicevo prima che mentre prima si sussurrava che il risorgimento avesse radici massoniche, con Ciampi, Mola e tutti gli altri storici della massoneria hanno proprio aperto le dighe e dichiarato apertamente questa filiazione del risorgimento della massoneria. Tra l'altro, se non sbaglio, anche la gemmazione di alcune logge, avevo anche scritto gli anni, tutte dedicate ai padri della patria del risorgimento, sono avvenute tutte sotto la presidenza Ciampi, quindi le logge
germano, si moltiplicano, l'apertura di una loggia viene definita germinazione, e tutte le logge ciampiane erano tutte dedicate a padri della patria del Risorgimento. E poi mi dicevi sì, la resistenza, io credo, credo che ormai il mito del Risorgimento era talmente tanto radicato dopo il ventennio fascista, che aveva contribuito così tanto a esaltare, a rendere intoccabile tutta la retorica risorgimentale, che hanno interpretato in chiave rivoluzionaria delle figure che di rivoluzionario, a mio parere, hanno ben poco, e quindi hanno preso soltanto alcune caratteristiche, senza andare poi, cioè l'unica persona, ecco, forse qui non l'abbiamo nominato, ma vogliamo nominare Gramsci, voglio dire. È la questione meridionale. Perché no? Poi, no, sono quelle, le dai talmente per scontate che poi non te le dimentichi, ma voglio dire, la prima persona a cui dobbiamo tutto lo studio, il grande studio sulla questione meridionale, e anche un altro modo di leggere il Risorgimento, quindi di attaccare il Risorgimento come rivoluzione borghese, invece di rivalutare tutta la lotta di popolo del Risorgimento, è proprio Gramsci. Okay. E quando scrive sulla questione meridionale, è lui il primo a dire che il regno borbonico era una nazione ed è diventata una questione da risolvere. E la questione da risolvere, la questione, ovviamente, è la questione meridionale, che, voglio dire, se ci pensiamo oggi, le elezioni, se possiamo fare una puntata, un piccolo flash anche sulle prossime elezioni, temo molto l'affermazione della Lega Sud, perché, cioè, non capisco come possano i miei conterranei dimenticare che fino a ieri la Lega si chiamava Lega Nord, la Lega ci ha fatto davvero di tutto, cioè voleva dividere l'Italia. Io ripeto, tutte le cose che ho detto non sono funzionali alla divisione dell'Italia, sono funzionali semplicemente a raccontare delle storie che non erano mai state raccontate, e quindi a tirar fuori e a sfatare questo mito del Risorgimento. Ma l'unità d'Italia oggi, a maggior ragione con tutto questo contesto geopolitico, con l'Europa a cui tu facevi riferimento prima, non può essere messa in discussione oggi, non ha senso. Quindi che la Lega si possa affermare a sud, che la Lega abbia cancellato l'appellativo di Lega Nord e che ormai ha altra sezione, io vedo la faccia di Salvini dappertutto, soprattutto a sud, secondo me è davvero molto, molto pericoloso. Sì, c'è stato un signore della sindaca, credo che pure a Quartelleria c'è stata già una donna che era della Lega, che poi non c'era CPT, ma c'è stata una... No, in quella bandiera c'è un messaggio preciso, che l'unica vero momento di unità avviene appunto con l'affermazione di un partito, no, dell'Unità d'Italia, il Partito Comunista ne intendeva, nel momento in cui il proletariato diventa classe dirigente di questa nazione. E il compito del Partito Comunista era quello proprio di dare una svolta in positivo di quel processo unitario che appunto Gramsci mette in discussione, dove si apre la questione meridionale, solo risolvendo quella questione. Infatti, per quello che è messa in secondo piano la bandiera tricolore, perché è il ruolo del proletariato che ha questo di unificare i proletari di tutta la nazione, tramite l'unificazione del proletariato si creano le condizioni di unificare, diciamo, anche la nazione. Questo processo è importante perché deve avvenire anche per quanto riguarda l'unità europea, e solo unificando il proletariato d'Europa che noi possiamo arrivare ad una vera unificazione europea. Il progetto di uscire dall'Europa politicamente è un errore, perché non ti dà la possibilità
di fare un discorso più ampio rispetto a quello borghese, che in questa fase la borghesia tende a dividere l'Europa, perché l'Europa deve diventare un bersaglio per la terza guerra mondiale, perché distruggere varie aste industrializzate come quella dell'Europa, l'hanno già praticato due volte, la terza volta potrebbe essere fatale, ma per l'Europa da qui al prossimo venire, perché l'Europa rischia sempre di essere un competitore per i valori che sono nati con le lotte partigiane in Francia, in Italia, insomma in giro per l'Europa, in Jugoslavia, no, io di seguito. Ed è per quello che c'è nata tutta la retorica sulle foibe, no? Ultimamente, perché appunto l'Europa può essere il focolaio di, in un'area occidentale, di una lotta per il comunismo, perché il comunismo si può sviluppare solo nei punti avanzati del capitale, e l'Europa è uno di questi. E quindi, compagni, attenzione alle parole d'ordine. E ai valdesi. E ai valdesi. Che non so. No, ma sai, c'è rifondazione che ha qualche vissuto per valdesi. Ce l'ho l'Europa. Se c'è spazio vuol dire no, infatti, no, infatti la vendita. Allora, scusate, magari c'è.